il miracolo di Dio inizia da te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Giovanni 6:1-15. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Amen. Carissimi, siamo nell'anno B e in un modo particolare ciò che dovrebbe essere ogni domenica il Vangelo secondo Marco lo leggiamo invece in Giovanni. Cioè ci sono 5 domeniche che ci presentano il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Un capitolo che inizia con il brano di oggi, la moltiplicazione dei pani, e termina con le asserzioni da parte di Gesù su ciò che lui è, il pane di vita, e di come anche i discepoli di fronte a questo devono decidersi se continuare a seguirlo oppure no. Oggi iniziamo a vedere come questo episodio inizia in un modo solenne. Gesù passa all'altra riva del mare di Galilea, lo seguiva una grande folla, quindi c'è Gesù e la folla. I discepoli sono insieme alla folla e Gesù sale sul monte insieme ai suoi discepoli e tutta la folla è attorno a lui. Perché qui c'è scritto, Giovanni dice, che la folla lo seguiva vedendo i segni che compiva sugli infermi. Gesù era un grande maestro, un maestro che aveva autorità, e la gente lo seguiva perché era attratta da questa autorità e da questi segni. Era vicina alla Pasqua. È un tempo particolare, e se voi leggete tutto il Vangelo secondo Giovanni, vedete che quando c'è l'ultima cena, l'ultima sera, in realtà viene descritto soltanto la lavanda dei piedi. Perché in questo capitolo 6, vicino alla Pasqua, si parla di ciò che Gesù ha fatto in un modo simbolico. Gesù è assieme a questa folla, una grande folla, e chiede ai discepoli: «Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Lo chiede a Filippo in particolar modo. Filippo non sapeva cosa rispondere, dicendo: «Ma noi non abbiamo qui da mangiare, e se anche prendessimo del denaro, 200 denari non sono sufficienti», dice. Quindi si trova in grande difficoltà. Consideriamo che un denaro era la paga giornaliera di una persona, quindi 200 denari era una grandissima somma, circa 6 mesi di lavoro. Poi Andrea,
fratello di Simon Pietro, dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo? Ecco che Gesù mette alla prova i discepoli, ma sapeva ciò che stava per fare. Quante volte anche nella nostra vita ci sono delle difficoltà, dei problemi, delle situazioni critiche. Dio ci mette alla prova non perché non sa cosa fare, ma proprio perché sa cosa sta per fare, però vuole vedere la nostra reazione. Una reazione bellissima da parte di Andrea è dire: guarda, noi abbiamo questo ragazzino che ha 5 pani d'orzo. I pani d'orzo sono tipici della gente povera. Ma che cos'è questo? A Gesù basta questo. A Gesù basta quel poco che noi abbiamo. Basta contribuire con quel poco che noi abbiamo e da qui inizia il miracolo della moltiplicazione, o la possiamo vedere anche come la divisione, lo spezzare il pane, dividerlo in tanti pezzi per tutte le persone, talmente da avanzarne ceste piene. Ecco il gesto liturgico. Gesù prese i pani, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti e ne avanzarono. Il miracolo di Dio che vuole fare nella tua vita inizia da ciò che tu offri a Lui. Se noi rimaniamo con le braccia in disparte, le mani in tasca, attendendo il miracolo dall'alto, Dio non agisce, Dio non interviene, ma attende che tu dia quel poco che hai o quel poco che viene da un'altra persona vicino a te. Ecco il miracolo, ecco il segreto. Allora ringraziamo oggi il Signore e gli diciamo: benedici questo giorno, questa domenica, Signore. Benedici la mia vita e io ti ringrazio perché ho delle situazioni in cui non so come andare avanti, come affrontare la mia crisi. Voglio offrirti quello che ho, voglio offrirti il mio poco che può essere moltiplicato da te. Da questo poco avviene il tuo miracolo, Signore. Intervieni nella mia vita e concedimi di vedere coi miei occhi che tu sei il Dio dell'impossibile, ma che hai bisogno di me. Un povero credente che crede in te, che sei la mia forza, e realizza quel miracolo attraverso il mio poco che oggi ti offro. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi. Il miracolo di Dio inizia da te. Offri a Dio quel poco che tu hai e Lui lo moltiplicherà e davanti ai tuoi occhi aprirà le acque del Mar Rosso. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani. Ciao!